Caffeine. Sister Sledge, Lost in Music, è la traccia che stiamo sentendo in questo frangente qui su Caffeine, ed è arrivato anche Nicky. Ciao Nicky. Good evening. Good evening Nicky. What are you from? From Australia. Australia. Australia, ci sarà un motivo? C'è un amico australiano. Abbiamo questa sera non uno, ma due amici. Abbiamo il direttore della testata giornalistica Il Tirrenico, Santi Cautela. Ciao Santi. Ciao, buonasera a tutti voi radioascoltatori. E abbiamo il nostro amico bartender Marco Puglia. Ciao Marco. Ciao a tutti ragazzi. Caffeine guest. Ma ben ritrovati. Come va la vita? Raccontateci qualcosa. Benissimo, va alla grandissima. Super impegnati, direi. Super impegnati anche perché, Santi, ho letto da qualche settimana che hai fatto dei post in merito a una nuova iniziativa che si chiama Prima Milazzo. Ci racconti di questa nuova iniziativa? Credo che dipenda principalmente da Il Tirrenico, no? Allora, nasce nell'alveo del Tirrenico, però si slega dal Tirrenico perché con Marco ci siamo chiesti più volte effettivamente perché a Milazzo mancasse un movimento giovanile di aggregazione di idee, cioè proprio di idee, non di voti, perché si parla sempre di voti a Milazzo, e quindi abbiamo lanciato un contenitore per i giovani che hanno voglia di dire la propria. E a Milazzo secondo me ci sono tanti giovani imprenditori, lavoratori, studenti che hanno voglia di condividere con la città una visione, delle idee, delle strategie che guardano al futuro della città che noi viviamo e quindi che fanno il bene di questo territorio. Ci stiamo provando e speriamo di fare bene. Una bellissima iniziativa, Nicky, non credi? Ah, io credo. Marco, credi? Io credo molto, perché sono per l'evoluzione, quindi l'evoluzione parte tutta da noi, quindi sì, credo molto, anche perché noi diciamo che viviamo Milazzo H24, quindi vivendola uno può anche capire realmente cosa ne ha bisogno. Cosa ha bisogno Milazzo, quindi, anziché stare seduti in luoghi non indifferenti e non viverla, ecco. L'iniziativa si chiama Prima Milazzo. Tra poco continuiamo a parlare di questa bellissima iniziativa di Santi Cautela e Marco Puglia. Intanto ci sentiamo questa traccia nuova di Jason Aird, Barbara Tucker, Id Up Aig. Jason Aird, Barbara Tucker, Id Up Aig è la traccia che stiamo sentendo in questo frangente qui su Caffeine. Questa sera con noi abbiamo il piacere di avere Santi Cautela, il direttore della testata giornalistica Il Tirrenico, e il bartender Marco Puglia. Prima Milazzo, signor Santi e signor Marco, credete che al momento i giovani abbiano voce a Milazzo o no? Io direi assolutamente no, purtroppo no, quindi veramente non hanno nessuna voce in capitolo. L'unica voce che abbiamo è tra le serate, una bevanda e l'altra, più che la voce che realmente abbiamo bisogno, quindi bisogna spronare. Io ti dico invece, Nicky, un'altra cosa: che più che la voce dei giovani, manca chi ascolta la voce dei giovani. Ecco, esatto. Perché noi abbiamo creduto in questo progetto sin dall'inizio, proprio per dare un volano alle idee dei giovani, e secondo me abbiamo tracciato un percorso da pionieri da questo punto di vista, e sicuramente raccoglieremo, come già stiamo raccogliendo in Marco, tante idee e tante proposte. Vi faccio anche i complimenti per il nome, perché è un nome veramente coinvolgente, un nome che dà molta curiosità. Questo Prima Milazzo, che vuol simboleggiare quella priorità da dare a Milazzo, è una bella idea e soprattutto un bel nome. Complimenti Santi. Anche se devo dire che tanti amici di Barcellona che vivono ovviamente Milazzo e sono ben accetti, ovviamente si sono avvicinati. Lasciami dire in merito a questo nome soltanto un piccolo incipit. Noi pensiamo, abbiamo questo grande sogno, no? Come diceva Martin Luther King, più che cambiare Milazzo vogliamo cambiare i milazzesi, perché credo che oggi la vera sfida sia creare le basi per il cambiamento partendo dalla mentalità. E esatto. Penso che coinvolgendo questi giovani che hanno voglia di dire la propria ci riusciremo. Ne sono certo, sì. Anche perché conosco la caparbietà anche di Marco e so quanto possa essere penetrante in tal senso. Non credi, Nicky? Ah, certo. Poi Marco ha questo questo incipit che dicevi tu, no? Martin Luther King, che cosa diceva? I have a dream. Anche se alcuni hanno detto I have a drink. I have a quello drink. Sicuramente glielo posso dare io quando vengono al bar, ma diciamo che abbiamo più il dream che il drink, no? Però diciamo che il drink ogni Il drink diciamo che fa anche sognare meglio, quindi aiuta il dream. Allora facciamo così, Nicky: la prossima volta che vai da Marco a chiedere, sì, un cocktail, I have a drink. Ma a quel punto io devo dire, se già ce l'hai, io non te lo faccio un altro. One House Selection.
Dirty Ranks, I See You è la traccia del 2012 che stiamo sentendo in questo frangente qui su Caffeine, questa sera con Santi Cautela e con il bartender Marco Puglia. Allora, Santi e Marco, intanto io mi preme farmi i complimenti per quanto riguarda questa iniziativa Prima Milazzo. Che già a partire dal nome è bellissimo, Nicky, no? Direi. Da quel senso di priorità. La priorità soprattutto per Milano. Per la nostra città. Ma se uno volesse partecipare agli eventi, come funziona? Marco, vuoi rispondere tu? Sì, beh, ovviamente seguiteci tutti i nostri movimenti sui social, perché noi siamo molto, molto attivi sui social, pubblichiamo tutto, abbiamo ovviamente una lista, una programmazione su ogni evento che facciamo, dove santamente spendiamo abbastanza tempo su questo, quindi basta seguirci sui social, Tirrenico News, anche i nostri profili privati, come il profilo di Santi Cautela, il mio profilo che tutti conoscono, come Desassinen 800A, abbiamo spiegato l'altra volta il perché, perché dell'800A, che è proprio uno stile di vita che ho, quindi seguiteci da lì, comunque ripeto, Facebook, Instagram, lì avremo tutti gli eventi. C'è la pagina ufficiale, ovviamente, Prima Milazzo, esatto. Su Instagram c'è la pagina ufficiale, a breve lanceremo anche il sito, che è uno dei core, diciamo, di questo progetto, è il sito web, la piattaforma che raccoglierà tutte le nostre idee che poi presenteremo alla città e che avrà una sezione dedicata ai talenti, quindi daremo anche visibilità col blog a tutti i giovani che hanno delle eccellenze da raccontare e cercheremo di condividerli con la comunità che stiamo cercando di creare. Ma faccio, Nicky, una domanda stuzzicante al direttore della testata giornalistica Il Tirrenico, una iniziativa che un domani potrà anche svilupparsi in termini di amministrative? Ma potrebbe essere sicuramente una parte di questo progetto, che ancora ovviamente è un po' embrionale, quindi perché no? Se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo farlo in tutti i campi in cui ruotiamo. Sicuramente la politica, intesa come confronto e dialogo, è una parte di questo progetto, perché no? Assolutamente sì. Ottimo, appuntiamo tutto, Nicky. Ok? Già appuntato. Ok, ascoltiamo un disco anni 80. Una canzone ballatissima nell'estate 1989 per Adiva, si chiama Respect, qui su Caffeine con Vincenzo Carcione e Nicky che balla. Ma perché balla lui? Che balla insieme a Marco. Certo. Che bel vedere. Abbiamo ballato. Strano tutto. Che ballo io comunque, ragazzi, non ballo mai, sono sempre fermo. Quasi mai. Una statua. Abbiamo due amici qui con noi, il direttore della testata giornalistica Santi Cautela e il bartender Marco Puglia. Santi, so di due progetti importanti che ti vedono protagonista. Uno è L'America di Trump, è un libro che stai, credo, ultimando, e l'altro è un romanzo che peraltro vede anche Marco Puglia protagonista. Si chiama Il vento non era favorevole a Don Quixote. Ci parli di questi progetti? Sì, il primo è un saggio politico che trae origine da uno dei filoni del Tirrenico con Marco Spada, che è un ricercatore dell'Università di Messina in storia contemporanea, con cui abbiamo sempre condiviso la passione per l'America. Io l'anno scorso ci sono andato proprio per raccontare diciamo le contraddizioni della società americana, e da queste esperienze e dalla sua in termini storici abbiamo sviluppato questo progetto per raccontare la società americana, come è cambiata in questi anni e soprattutto verso che direzione si andrà in riferimento alle elezioni. Quindi è un saggio politico, un progetto molto interessante alla portata di tutti. Il secondo invece progetto di cui tu parlavi, editoriale, è Il vento non era favorevole a Don Quixote, che è un romanzo di narrativa postmoderno, quindi possiamo dire ambientato nella nostra realtà, che mette sempre l'esperienza del Tirrenico, perché la cornice è sempre la movida, quindi all'interno della movida raccontare anche la profondità dei piccoli momenti. È una storia di amicizia, è una storia di amore, è una storia di sofferenza ma anche di rivalsa, e tramite il viaggio che i due protagonisti faranno, insomma, arriveranno a trovare delle nuove consapevolezze. È un libro che mi piace condividere già su Instagram con i miei follower, perché credo che ci sia molta ispirazione, molto, insomma, racconto umano vero, e in questo, diciamo, è anche un progetto che è nato dall'amicizia con Marco, perché c'è molto di autobiografico in questo racconto. Sono curioso di leggerlo, perché vorrò vedere quale sarà lo scopo, l'agire di Marco all'interno di questo libro, Nicky. Io sono sicuro che la figura di Marco non è Don Quixote.
Questo lo scopriremo leggendolo. Io già parto Marco, cosa ci dici a riguardo del libro? Diciamo ne vedrete delle belle. Marco sarà una rivelazione, perché molti pensano che è soltanto tanta festa, ma c'è anche tanto altro. Dove nel libro, a quanto pare, Marco si fa anche conoscere per quello, quindi trasparirà anche questo. Stay tuned. Okay. Vincenzo Carcione, Niki, Marco Puglia e Santi Cautela. Ginny, Keep Warm è il disco che stiamo sentendo in questo frangente. Sì, parlo di disco perché siamo nel 1991 e c'erano i dischi e c'era questo bel disco ballatissimo. Vincenzo Carcione qui su Caffeine, Niki, Marco Puglia il bartender e Santi Cautela il direttore della testata giornalistica Il Tirrenico. Ecco, a questi due dobbiamo chiedere una cosa molto importante. Una grande iniziativa, una bellissima iniziativa lì a Comuna, e vorremmo sapere dovrebbero parlarci di questo il Tirrenico Eventi. Che cos'è? Allora, io prendo parola, come si dice nei congressi, no? Prendo parola, spezzo una lancia, prendo parola. Allora, noi quando ci siamo visti l'ultima volta qualche mese fa, vi parlai del progetto del Tirrenico, appunto dicendo che è un giornale che racconta gli eventi, li vive. A un certo punto io e Marco ci siamo detti, perché oltre a raccontarli, a viverli, a condividerli, non li organizziamo gli eventi? Ecco. E quindi da questo filone, da questa voglia di vivere gli eventi è nata anche l'esigenza, perché no, di proporre degli eventi, di agire sul campo, perché a noi ci piace sempre essere sul pezzo ma anche fare il pezzo. Sì, esatto. Da questo punto di vista, esatto. E quindi abbiamo iniziato a orchestrare una proposta, no, per la città, e come un po' prima Milazzo, come un po' tutti i progetti che ci vedono protagonisti, abbiamo iniziato a vivere la movida anche da un punto di vista molto interessante, perché abbiamo creato qualcosa di diverso. Insomma, poi chi ha potuto vederlo con i suoi occhi tramite i social, o chi ha partecipato ai nostri eventi, si è trovato molto bene, secondo me, perché abbiamo realizzato delle belle iniziative fino sì, a sì, assolutamente sì, diciamo un format semplice, efficace, e comunque coinvolge tutti, sempre fa parte di quella crescita sociale. Quindi con Marco protagonista, insomma, una cosa fatta con il verso. Esatto, diciamo che poi, ecco, per aggiungere un tassello, abbiamo iniziato a pensare che un locale potrebbe avere l'esigenza, perché concentrato per esempio sulla proposta gastronomica piuttosto che su altro, di avere bisogno di una crew, di un team, per esempio organizzare un aperitivo oppure una proposta musicale. E quindi perché non spenderci da questo punto di vista? Io non la definirei un gruppo di semplicemente public relations, perché comunque il Tirrenico Eventi propone dall'idea al progetto, al contatto con gli artisti, anche il percorso gastronomico. Quindi ora, per esempio, saremo impegnati su più fronti, dalla moda alla musica all'aperitivo vero e proprio, però insomma a 360 gradi assistere il locale nell'organizzazione di quel dato evento, che poi a suffragio di questo c'è anche la pubblicità sul sito, la in quanto ovvio fautore dell'evento si vede, esatto, già subito la programmazione dei prossimi eventi organizzati dal Tirrenico Eventi. Una cosa fondamentale anche leva il peso al proprietario del locale, ovviamente, organizzare, perché magari giustamente, anche essendo in alta stagione che la parte, anzi sta partendo anche abbastanza bene, come prevedevo un paio di mesi fa quando ne parlavamo, ci siamo visti qui, avevo questa sensazione che quest'estate sarebbe partita a bomba, a quanto pare così è. Quindi leviamo quel peso ai proprietari, in modo tale che possono concentrarsi loro più sulle loro attività e noi più sulle nostre idee, che vanno comunque a trarre beneficio nella loro attività. Quindi questo è quello. Niki, una iniziativa fantastica. Direi che non è oltre a essere fantastica, è, come si dice, dice, prima Milazzo, nel senso che così Milazzo diventa prima. Sì, è tutto un collegamento un po' all'argomento di prima, no? Nel senso del diventa prima, non perché deve diventare prima rispetto a tanti altri, ma perché da qui c'è un input per muoversi. Ma e c'è quel uno... prima è di grande da sottolineare. Subentro io, perché noi siamo i primi in tante cose, è proprio questo l'input. Perché è così bello qui che, non essendo primi, cioè dovremmo essere i primi veramente in tutto, intanto. Che poi vorrei sottolineare, Santi, anche una sottigliezza su questo bel nome trovato naturalmente dal tuo staff, credo te in prima persona, immagino, perché c'è Niki quel prima che fa intendere prima Milazzo nel senso di priorità, quindi esatto, prima esatto, in classifica rispetto esatto, a tante altre realtà, ma poi anche il prima nel senso di priorità a Milazzo. Esatto, perché molto spesso Milazzo è stata, direi, sfruttata e abusata da personaggi non di Milazzo,
che sono venuti qui magari a fare proposte, propagande, mettendomi Lazio al secondo posto, per logiche che non stiamo qui a parlare, elettorale, amministrative, chiaro, economiche, e invece noi vogliamo mettere Milazzo prima, esatto, di tutto il resto. Prima di tutto il resto, esatto, è quello che volevo, esatto, dire, infatti, infatti. Mi preme dire, anzi, far notare un'altra sfaccettatura. Prima Milazzo, o Milazzo prima, si intende anche negli anni 80. Perché negli anni 80, se voi ben ricordate, le cupole, che poi è diventato il Fluid, che poi ha portato un sacco di apertura di locali, e Milazzo in estate era il clou. Era la prima. Era la prima, quindi più azzeccato di così questo termine, questa terminologia, io direi. E che c'erano tante altre realtà limitrofe a noi che facevano fatica a starci dietro. Ma guarda, le cupole, Cirucco, la Riva Smeralda, ve le ricordate? Almeno io me le ricordo, perché io sono stato, io ho una certa età, per cui le ho vissute queste situazioni. Anche Marco, io le ricordo tramite i racconti di mio padre, più che ricordarli in prima persona. Bravissimo. Eppure a Milazzo in estate c'era un putiferio di persone, perché venivano da un sacco di parti, da Capodorlando, Messina e anche da Catania. Conosciamo bene la storia, anche perché la radio ha vissuto in pieno, esatto, quegli anni colorati. E noi dello staff, sia della radio ma anche di Caffeine, facciamo gli auguri a Santi e Marco affinché questo progetto possa assestarsi e far diventare Milazzo prima. Complimenti, ragazzi. Grazie, grazie. Non abbiamo dubbi. Grazie. Morphine, disco maschio, Let's Go Disco è la traccia che stiamo sentendo in questo frangente. Un nome simpaticissimo, vedo Niki che sogghigna. No, disco maschio mi è piaciuto. Disco maschio, si chiama proprio così, disco maschio, Let's Go Disco. Vincenzo Carcione qui su Radio Splash, qui su Caffeine, con Niki, con Salvo che si prodiga a fare le foto, i video, e salutiamo, ciao Salvo, salutiamo anche Aurora che ci sta assistendo. Ciao, ma poi ragazzi, salutiamo tutti dopo, magari più con attenzione. Intanto vi dico che siamo con il direttore della testata giornalistica Il Tirrenico, Santi Cautela, e il bartender Marco Puglia. Ecco, un'altra cosa che forse è meglio che il nostro pubblico sappia. Noi vorremmo sapere gli eventi attuali che non possiamo perdere da Il Tirrenico. Allora, io ti dico, Niki, partirei da quelli che chi se li è persi, diciamo quelli che abbiamo organizzato, così su quelli attuali che verranno si sofferma Marco. Io ti dico che per esempio noi stiamo riproponendo la partita del cuore, che è un'altra iniziativa solidale importante. Quest'anno vedrà sfidarsi la nazionale giornalisti contro la nazionale DJ, che è una vera novità di quest'anno, e quindi per la beneficenza a luglio ci vedremo a Barcellona al Caracocci Sport Club per questa bellissima iniziativa del Tirrenico, con giornalisti da una parte e DJ dall'altra. Faremo la seconda edizione del Food Fitness Fest dalla palestra Dream Fitness, faremo e riprenderemo anche la Peri Posche per la stagione non solo estiva, perché noi guardiamo ovviamente a tutto l'anno, esatto. E poi ci sono soprattutto iniziative culturali, i caffè letterari che organizziamo, come quello che abbiamo organizzato al Totù, e quello che riproporremo anche in questa stagione a fine estate. Insomma, è un cerchio che ritorna. Su quelli attuali che abbiamo già lanciato e che stiamo lanciando e sono in divenire, faccio parlare Marco, così entra nel pezzo, diciamo. Sì, prego. Abbiamo ovviamente ogni venerdì abbiamo questa iniziativa che è l'Aperi Posh, più che Aperi Posh, l'Aperi Japan, dove c'è sushi, ovviamente servizio bartending curato da me, abbiamo anche altre opzioni, non solo il sushi ma anche altro, quindi veniteci a trovare, tanta bella musica, una bella situazione, il luogo molto fresco, veramente una situazione molto carina, quindi noi venerdì scorso ci siamo veramente divertiti un sacco. Sabato siamo ovviamente alla Baia, siamo stati finora alla Baia, ma ora saremo presenti anche nella nuova location che sarà il Paradiso, quindi lì troverete, ovviamente già sapete, il Paradiso è abbastanza avviato, quindi poi la domenica invece ci troverete un po' dappertutto. Ecco, io personalmente con Santi siamo alla Baia del Tono, da Elio, appunto al Tono, dove proponiamo un altro format come aperitivo con musica live per famiglie, bambini. C'è anche, importantissimo da dirvi, che c'è anche l'animazione per i bimbi, quindi se ci sono tante famiglie che vogliono scendere a mare, avere i figli, stare tranquilli
tranquilli, magari versi una cosa, c'è anche, facciamo anche quello che dove i bambini veramente vengono seguiti passo passo dall'animazione. Quindi diciamo abbiamo tante belle idee, tante che ancora ne devono venire, che dobbiamo portare tanti cantieri in tanti questi giorni. Esatto, in questi giorni non veramente, ragazzi, stiamo dormendo poco e siamo all'inizio, anzi siamo alla fine di maggio ancora, quindi non vedo l'ora che arriva ottobre. Quanto ti riposi? Faccio mi riposo e faccio un viaggio. Ho detto un viaggio molto relax, me ne voglio andare a Ibiza, quindi proprio per rilassarmi un pochino. Certo. Benissimo, Nicky, quindi siamo praticamente programmati per questa estate. Direi wow! Ma non solo, perché ti do una notizia, come diceva qualcuno, in anteprima mondiale, interplanetaria. Notizia bomba. Sì. Il signor Santi Cautela farà parte dello staff di Caffeine, in quanto ci elargirà di tutti gli eventi promossi e proposti da Il Tirrenico direttamente nel nostro programma. Direttore, onorati di averla nella onorato nostra. Onorato sempre io della vostra compagnia. No, alle serate alle serate non mancherò. Ovviamente. Non mancherò. Strano, Nicky, come mai? No, perché quest'anno mi sono ripromesso che devo divertirmi. Ah, quest'anno. Gli altri anni invece stavi poco. Ah, ok. Immagino. Vincenzo Carcione, Nicky, Marco Puglia e Santi Cautela. E Nothing Going On Bad Rant è una vecchia traccia di Gwen Guthrie, qui ripresa da Matei e Omic Retide. Vincenzo Carcione, Caffeine, Nicky, Radio Splash e con Santi Cautela e il bartender Marco Puglia, qui riuniti per un'iniziativa meravigliosa. Io direi Vincenzo Carcione, Santi Cautela, Marco Puglia e Nicky finale. Va bene? Ecco, tanto per last questo. But not least. Bravo. As they say. Ok. Sentite, tutte e due, come dobbiamo contattare il Tirrenico per organizzare e programmare eventi? Allora, questa domanda, diciamo che la risposta dovrei darla io, no? Però a me viene da ridere perché io la scarico la risposta a Marco, nel senso che per contattare, ovviamente, chiamate lui. Qualora ci fosse una esigenza da parte di questi locali per organizzare un evento, sia culturale, sia sportivo o comunque di natura di intrattenimento ludico e musicale, noi abbiamo il nostro addetto alle pubbliche relazioni, che è Marco Puglia, che si occupa appunto di... Quindi sì, oltre a fare il bartender fai anche public relation. Sì, abbastanza, anche involontariamente a quanto pare, quindi basta uscire da casa e faccio public relation, quindi sì, contattatevi ragazzi, come ovviamente in tutte le pagine che abbiamo, sia a livello privato, Facebook, Instagram, usiamo oggi come oggi più Instagram che Facebook, o la pagina del Tirrenico, o anche direttamente la pagina di Prima Milazzo, quindi contattatemi e io sarò a vostra disposizione H24. Oppure Santi direttamente sul sito del Tirrenico. Esattamente, ovviamente i nostri canali ufficiali istituzionali restano sempre attivi e devo dire che sono molto utilizzati, perché stiamo raccogliendo diverse proposte di diversi nostri sponsor, partner e in occasione appunto parlavamo di locali, per esempio su Porto Rosa, su Oliveri, insomma stiamo crescendo. Ottimo, 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 è veramente una bella iniziativa, Nicky. I ragazzini si danno da fare. Grazie per ragazzino, sono molto contento. Ma lo siete. Oh yeah baby, evergreen. Ok, Nicky. Guarda, avrei tante cose da chiedere, però meglio che mi fermi. E allora, from disco to disco. Questo è un groove fantastico, Junior Jack, traccia del 2004, si chiama Trail Me ed è veramente, veramente ipnotico ed è veramente coinvolgente. Vincenzo Carcione qui su Caffeine, Nicky e con il direttore della testata giornalistica Il Tirrenico Santi Cautela e il bartender Marco Puglia, che fa le fusa a Nicky in questo momento. Fa le fusa. Diciamo, come su di Sicilia, c'è Fazzi Chiova da una vita e mi diverto tantissimo. Salvo, poi ce n'è anche per te, non ti preoccupare. ce n'è per tutti. No, devi dire in siciliano, siamo in Sicilia. No, per tutti. Ah, che bello. Parliamo, Santi, di una manifestazione importante, molto importante, che si svolge a Taormina e che vedrà il Tirrenico protagonista, il Taormina Film Festival. Ci date, Santi e Marco, ovviamente, delle informazioni su questo evento e in che modo il Tirrenico sarà protagonista? Allora, ogni anno il Tirrenico è
l'unico giornale della costa tirrenica che presenzia al Taormina Film Festival, che è il primo appuntamento cinematografico del sud Italia, diciamo, per importanza. Infatti ogni anno, da sempre, siamo ormai alla 69esima edizione, raccoglie star da tutto il mondo premiati ai Nastri d'Argento. Diciamo che, apro una piccola parentesi, anche Milazzo quest'anno avrà tanto da offrire da questo punto di vista. Ci sarà il Festival del Cinema Italiano, il Festival dei Cortometraggi, ci saranno tanti ospiti al Teatro del Castello che finalmente riapre, insomma è una bellissima notizia, ne abbiamo parlato anche sul giornale. Il Taormina però è ormai il Taormina Film Festival, così come Taobook, che sarà tra pochi giorni. Un'icona. Esatto, è un'icona fondamentale che noi ormai per tradizione raccontiamo. Quest'anno ho voluto fare le cose in grande e quindi ho detto ai ragazzi della redazione: organizziamo un pulmino, vogliamo vivere il Taormina Film Festival, esatto. E proprio andando là con una squadra di cronisti, perché questa volta vogliamo fare le cose veramente come si deve. E quindi insomma saremo 5, forse anche 6, perché siamo veramente un minivan, e staremo lì a Taormina per raccontare sia il red carpet, sia le premiazioni di Nastri d'Argento, sia ovviamente il post serata dedicato ai VIP e alle serate più esclusive. Quindi insomma, sia per i nostri sponsor che per i nostri lettori sarà veramente un momento molto importante, perché stiamo veramente organizzando una macchina da guerra per raccontare questa 3 giorni dedicata al grande cinema. Quindi anche Marco protagonista nei post? Sì, diciamo, no, anche abbiamo un format abbastanza simpatico che non voglio rivelare, ma seguiteci che vedrete delle belle. Farò delle domande abbastanza hot e simpatiche a 4 personaggi famosi, quindi in modo tale da far ridere, più che, anzi, di impostarci solo esclusivamente sul lato serio, anche tanto tanto cabaret. Per quello che ha detto lui, io ci andrei. Sì, perché Marco è da vivere live. Confermi? Specialmente il post red carpet. E il post red carpet, ragazzi, è bello. Ho un obiettivo mio personale che Santi sa, che non va a rivelare qui in radio. Solamente Santi, sì, lo sa. Sì, sì. Comunque, Nicole Kidman, I'm coming for you, baby. Sto arrivando. Siamo pure paesani, Joe, non ti preoccupare. Che arrivo. Amici, voi non potete sapere della simpatia che ha Marco Puglia, perché è, per come lo sentite, è veramente così. Live è ancora di più di quanto lo sentite, quindi è un piacere avere ancora una volta Santi Cautela, per la stima reciproca, e Marco Puglia qui con noi. Niki, allora, il diavolo è l'acqua santa. Sì, sì, e per questo andiamo benissimo insieme, ragazzi. È stato un amore platonico, ecco. La professionalità è il budello. Ma infatti facciamo budello in maniera molto, molto professionale. Santi, curiosità per curiosità, ma chi c'è? Chi arriverà in questo ma chi c'è, dove, cosa, qua? In Taormina Film Festival. Allora, in questo Dream Team, diciamo, di opinionisti, oltre a Marco Puglia, che sarà il nostro traduttore per le star che ci saranno, tra l'altro quest'anno c'è anche Harrison Ford, quindi veramente una cosa bellissima, che ha girato il suo ultimo film, Indiana Jones, proprio in Sicilia, quindi una notizia fantastica per la nostra regione. Con noi ci sarà Ruben Lamalfa, che è la vera novità di quest'anno, che è un attore milazzese premiato ai Tirrenic Awards, tra l'altro, proprio quest'anno, come miglior attore esordiente, che è un'eccellenza del nostro territorio, e quindi sì, sarà con noi come opinionista su Red Carpet. E poi ovviamente anche David Anastasi, che è il nostro opinionista di redazione di consueto, che segue la moda, gli eventi e i trend. Week Selection. E si chiude anche questo appuntamento con Caffeine, Niki. E qui mi incavolo. E ti incavoli, sì. Mi incalzo, vabbè, si può dire. È stato un appuntamento veramente simpaticissimo. Non solo simpatico, ma in prospettiva, insomma, abbiamo tante cose da fare. Tante cose da fare, tante cose da vedere, tante cose da sentire. Io ringrazio personalmente il direttore della testata giornalistica Il Tirrenico, Santi Cautela, e il bartender Marco Puglia. Ragazzi, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi, come sempre, ospitali. Sempre, numero uno, grazie. La seconda volta sono qua, veramente mi trovo. È la seconda volta per tutti e due, eh? Sì, 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 grandi, grazie veramente di cuore. Aspettiamo la terza. Come vi dicevo mesi fa, stay tuned, tante belle cose arriveranno.
pure per un papparai. Sempre arrivati in estate, eccoci qua. Quindi. Ma soprattutto, amici, contattate il Tirrenico per i vostri eventi, per le vostre situazioni, perché c'è Marco, c'è Santi, c'è uno staff pronto a soddisfare tutte le vostre esigenze. E non perdete di vista Prima Milazzo. Seguiteci su Instagram alla pagina, sì, Prima Milazzo. Esatto. Importantissimo, ragazzi. Abbiamo bisogno di voi giovani e delle vostre idee. Ringrazio la Gabri e la Joe per lo spazio Caffeine Stories. Ringrazio Eugenio per Past Present Future, Alejandra, Tania e Zamira per Caffeine On Stage, DJ Greg per lo spazio Morphine, Antonello per One House Selection, Salvo per le foto, Aurora per lo splendido supporto e ovviamente anche te, Niki. Oh, ma grazie a te, grazie a voi che mi fate divertire, insomma. Ricordiamo a Marco e Santi quando andiamo in onda? Allora, Marco, Santi, noi andremo in onda il venerdì dalle 15 alle 17, il sabato, martedì e giovedì dalle 22 a mezzanotte. Sentiamo adesso questa traccia nuova che farà parte anche di Cocaine, The Snake, Jesse Lanza di Keep It Secret, Vincenzo Carcione, Niki, Marco Puglia e Santi Cautela vi augurano buon weekend. Ciao Betty, mua. Prima Milazzo, ciao. Buonasera, buonasera a tutti. I tuoi eventi con Vincenzo Carcione. Contatta Vincenzo Carcione 333 74 78 990.